Buongiorno ragazzi, benvenuti in un altro vlog in bici, sempre con la mia super fantasmagorica TOC01. Oggi, a grandissima richiesta, vi porto nel posto segreto che vi ho mostrato su Instagram, dove anche lì in tantissimi eravate molto curiosi. Quindi se non mi seguite ancora su quel social, fatelo immediatamente, trovate il link nella descrizione. Quindi adesso skipperemo sulla GoPro, non cercherò di tagliare assolutamente nulla, raga, se no poi vi perdete nel bosco, ma vi mostrerò magari velocizzato tutto quanto il percorso che si deve fare per raggiungere quel posto segreto dove dominate tutto. Quindi preparate i popcorn, chiamate amici e parenti e mettetevi comodi. E come sempre, se non siete iscritti al canale, fatelo immediatamente. Eccoci qui ragazzi, adesso siete sul mio petto, spero che l'inquadratura sia perfetta, soprattutto anche nelle discese. Ma comunque adesso fatemi un attimo aggiustare qua il guantino. Come vedete non è proprio l'orario ideale, perché il sole sta già calando, ma con la bici elettrica si va ovunque in una frazione di secondo. Quindi io mi trovo qui ai campi da calcio, che mi sono dimenticato di mostrarvi prima di tutto la partenza. Qui siamo a Monticola, Castelroncolo, raga, qui ai campettini da calcio, e io salgo da questa parte. Ma se qualcuno vuole salire dall'altra parte, dove c'è il posteggio, dopo vi faccio vedere la biforcazione, non c'è nessun problema. Comunque io passo di qua, scagliamo due marce, abbiamo il trail attivo, così non faccio tanta fatica, e si sale. Bisogna ugualmente pedalare. Avanti così e si sale su. Questo qui, per andare al posto segreto, è un tragitto che tutti, raga, possono farlo, non c'è assolutamente nulla di fantascientifico. Ecco, ci sono un paio di salite lunghette magari per chi ha una bici muscolare, ma io le ho sempre fatte, raga, quindi si va via tranquilli. Qua sempre dritti a destra, se no di qua si va giù dalle altre parti, che anche quei tragitti giù dall'altra parte sono fantastici, ve li porterò un giorno. Qua si vola via. Ed eccoci qui alla biforcazione, dove da questa, se si va giù a sinistra bla bla bla, poi si risale di qua. Di qua invece si arriva se si passa dal dietro di noi, in pratica dall'altro posteggio. Poi di qua si va giù dritti, c'è l'altra scorciatoia, mentre noi andiamo dritti su di qua. Questa è l'unica un po' lunga per chi magari ha una bici muscolare. Adesso tagliamo a sinistra, mentre dritti si va per i laghi o a quella casetta che domina i laghi. Quindi noi andiamo su da questa. Adesso anche qui ci sono un paio di salitine. Da questa parte, raga, si va a destra, mi raccomando, non andate dritti, che di là ci sono milioni di altri sentieri. Sempre giù da questa. Questo posto, raga, è immenso, ci sono stradine ovunque, è una cosa impressionante. Qua se uno si perde è fregato, perché ve l'ho sempre detto, qua il telefono non prende, non potete chiamare soccorsi, o avete un fumogeno, un razzo segnalatore, altrimenti rip. Anche perché da queste parti tantissima gente non viene, soprattutto a quest'ora, raga, qua non ci passa nessuno, stanno solamente lungo i laghi. Qui sei proprio da un'altra parte dove nessuno quasi mai si avventura. Dopodiché qui c'è un'altra scorciatoia, un'altra biforcazione, dove da questa parte si va dove c'è tutta la superradura, che se andate sul mio Instagram vedete tutte le foto,
noi invece andiamo giù da questa. Spero, raga, che capirete tutti quanti il percorso, è molto semplice, poi non vi taglio nulla. Adesso qua ci sono una serie di discese abbastanza belline e anche qua ci saranno stradine ovunque. Buttiamo giù un attimo la sella e via. Vedete, anche qua giù a destra si può andare dove non sono mai stato e la prossima volta vorrei andare a vedere un po' dove si va giù di là. Qua c'è una panchina, o meglio, quello che ne rimane di una panchina. Guarda qui che bella radura, che bello spiazzo che c'è. Mentre su da questa c'è un'altra radura, un'altra casetta del cacciatore, c'è tutto quanto fighissimo che adesso vedremo qua alle spalle. Abbassiamo di uno. Vai, 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 vai. Su, wow. Vai, vai, vai. Hop, hop. Vai, vai, vai. Siamo dei camosci. Adesso mi fermo qua un attimo perché qui, guardate che spettacolo, se uno va fino su di qua e poi se la fa giù a cannone, guardate che spettacolo. Poi qui c'è la casetta dove lì c'è il panorama, qui si scende giù tutto e vabbè, vi faccio vedere il panorama a 2 secondi visto che ci sono, raga, tanto siamo arrivati. Se il video dura 10 secondi in più non muore nessuno. Andiamo da questa. Hop. Guardate qua che paesaggio. Sbam. Che spettacolo. Poi si può salire sulla casetta se qualcuno vuole. E qua vedi tutto quanto. Ma adesso andiamo nella nostra postazione dall'altra, perché c'è ancora un piccolo, una piccola 100 metri da fare. Olè. Si va dritti di qua e si continua. A me questi boschetti così piacciono un casino. Chiaro, con tutte queste foglie nascondono insidie ovunque, ma così a me il bosco piace veramente tanto. Poi di qua chi è pro può andare a saltare sta roba, sto ramo qua, anche noi in faccia. Io vi faccio vedere il tragittino giù da questa, poi si va da questa, raga, molto nel chill, si alza un attimo la sella, si continua da questa, e dov'era la sedia? Da questa mi pare, ancora dritti ed eccola qua, e anche oggi non c'è nessuno, chi vuoi che conosca, raga, sti posti, ma che roba. Poi vai su da questa, brav brav, ma che figata, sti alberi speriamo che tenghino. Ed ecco qua, qua ci sono un po' di fili attaccati e questo qui è il posto segreto. Come avete visto con la bici elettrica, raga, ci ho impiegato niente e questo qui è tutto il posto. Guardate che spettacolo, raga, micidiale. Allora, questo qui è un raduno di teppisti e stanno impennando e facendo gli spari. Da qua vedete tutto. Attenzione allo sparo. 180 all'ora, 200. Niente. Laggiù abbiamo il safety park, motocross, super motard. Quindi questo qui è il tragitto per arrivare qua. Ma adesso faccio una piccola pausetta e poi vi spiego anche come andare via di qua. Perché se seguite il sentiero morite, cadete giù in un precipizio, in un burrone, e non vi troverà mai nessuno, dovete fare un'altra strada. Riprese fatte, non so se sentirete
uno con un 600. Si sente tutto da quassù, è impressionante. Una volta che avete finito di riposarvi, vedere il panorama, prendere il sole, fare quello che dovete fare, risalite in sella, riscendete fino qua giù in strada, ma non andate poi a proseguire per quella strada, perché vi mostro una cosa, o meglio ve la dico: se voi continuate a proseguire per questa strada qua, andate giù in un burrone e ci lasciate le penne. Laggiù c'è anche una casetta di un cacciatore, non so cosa possa cacciare, ma voi dovete prendere tutta la rincorsa possibile e seguire questa strada qua. Quindi vediamo se ce la faccio anche senza poca rincorsa e via. Vai, 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 spettacolo! Ed eccoci qua e siamo sulla strada. Perfetto, e siamo già arrivati qua giù, raga, dove io questa qui l'altra volta me la sono fatta in salita. Allora, adesso vi spiego. Se proseguite da questa, andate nel posto dove trovate la foto sul mio Instagram, dove si apre tutta la radura fantasmagorica, e poi ritornate alla biforcazione, proprio quella iniziale, dove vi ho detto che di qua si andava per il lago piccolo di Monticolo o il lago grande. Invece noi abbiamo curvato subito su a sinistra, quindi si fa tutto il giro e bla bla bla. Noi curviamo giù da questa, dove c'era anche, mi pare questa, no, questa non è la scorciatoia, c'era, mi pare, anche qui qualcosa dove poter scendere. Mi pare questa, sì, qua. O vi fate tutto il giro oppure scendete giù da questa. Olè! Hop. Attenzione, attenzione, giù così, occhio, che qua con tutte queste foglie maledette, e poi si scende giù così. Occhio, qua state attenti, raga, che è pieno di sassazzi micidiali uno dopo l'altro, e qua c'è proprio il dirupo. Io qua non è che mi fidi tantissimo. Che stecche! E qua occhio, raga, qua frenate, a meno che non siete super esperti e vi lanciate giù a cannone, ma qua giù è un pochettino più insidiosa la faccenda. Hop, hop, hop. Perfetto. Perfetto, dovrebbe essere passato tutto. Ah, un'altra cosa, qui, purtroppo l'ho già passato, il punto era quello prima un attimo, o comunque anche qua, se volete anche un bel punto panoramico, ah vabbè, qua si poteva passare, è vero, potete andare qui, e qui ci sono tutti i tralicci, e qui è figo da vedere un po'. Allora, io giù da questa non ricordo se ci sono mai stato, vi dico la sincera verità, perché come vedete c'è una strada qua, questa qui è la strada che abbiamo fatto noi. Poi c'è un'altra strada qua, bloccata dai tronchi, ma si possono aggirare, dove non so dove vai. C'è questa, poi giù di qua mi sa che ce n'è un'altra. Noi invece andiamo giù da questa. Io vi mostro la strada che conosco, magari da quella è più semplice, più corta, non ne ho la più pallida idea. Qua è pieno di strade, raga. Se in caso scrivetemelo sotto giù nei commenti. Noi andiamo giù da questa, dove anche qua si può andare giù a sinistra. Raga, è pieno di strade, qua veramente, boh, uno, ve l'ho già detto, si perde. Qua però c'è il segnalino attaccato sugli alberi rosso, e quindi
da qualche parte si arriva, ma sta parte l'ho già fatta io, raga, quindi si scende giù da questa. Poi qui c'è una bella salita, qui c'è una bella discesa e una bella salita, quindi dovete fare così, olè, e in teoria senza pedalare arrivate sopra. Qui c'è un'altra casetta del cacciatore e noi andiamo giù dritti. In teoria da questa qui sbucchiamo a, adesso mi sfugge il nome, porca vacca raga, guarda qua, adesso qui occio, una bella discesa in mezzo a tutte quante ste robe, occio, wow, spettacolo. Si passa qua vicino al contadino, qua c'è tutta la roba e lì, adesso mi sfugge il nome, porca vacca raga, ve lo scriverò, sovraimpressione, in sovraimpressione. Poi si scende giù così ed è un giro a mio avviso bellino, dai, c'è un bel giro panoramico, c'è tutto. A Colterenzio siamo, non so se c'è qualcuno di Colterenzio raga, ma qui veramente tanta tanta roba. Poi qua si va a sinistra, se no qua c'è il contadino che vi spara una fucilata, hop, e si va avanti così. Fate conto che con la bici elettrica è incredibile. Ah, c'è anche questa strada, io una volta sono passato da questa, poi c'è anche qui un'altra strada, cioè raga, questa qui hanno messo i dossi, qui tutta la terra lì per non far passare le persone, ma lì abbiamo visto che la gente ci passa a volontà. E poi qui si finisce, mentre nel giro quello che vi ho mostrato quando ho provato l'attrezzatura a cose estreme, sono sceso da questa, non so se vi ho mostrato fino qua, ma questo qui è stato il pezzo, il percorso dove ho testato tutto quanto. E poi si arriva qui a Colterenzio e si va dritti. Da Colterenzio si arriva da Piano e si arriva da tutte le altre parti. Io direi che per questo video è tutto, fatemi sapere se vi è piaciuto o meno questo percorso, se ne conoscete altri fatemelo sapere. Io vi mando un abbraccione, un salutone qua da Bistard, dalla TOC TK01, anche a tutto. Abbiamo consumato a malapena un'attacca perché sto in trail e volevo fare il video abbastanza veloce. Laggiù c'è tutta Bolzano, quindi raga io vi saluto, ciao ciao, like, commento, iscrivetevi a tutti i miei social che trovate giù nella descrizione, e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video.